Un supercommissario per velocizzare i lavori sulle A24 e A25, che saranno finanziati con soldi pubblici e quanto previsto nel decreto rilancio. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, dovrà nominare entro il 18 giugno il commissario con poteri straordinari che rimarrà in carica fino al 2025. Questo dovrà occuparsi della messa in sicurezza del tratto autostradale gestito da Strada dei Parchi, per un totale di 54 gallerie e 153 viadotti. È una norma molto importante che io ho sollecitato più volte perché ritengo necessario che ci sia un'accelerazione nei lavori di messa in sicurezza che tanto stanno pesando sulla mobilità degli abruzzesi, sul rapporto con le altre regioni. Al commissario viene affidata una task force di 10 milioni e gli vengono affidati dei tempi stretti. Entro luglio il commissario dovrà definire il programma di riqualificazione dei tratti autostradali che presentano degrado strutturale e delle gallerie dove addirittura vi è stato il distacco della volta. La messa in sicurezza è urgentissima, si utilizza 1.700.000.000 di primo acchito, ce ne sono ancora altri 250.000.000 accantonati. Il costo sarà tutto a carico dello Stato, benché le A24 e A25 siano tra le autostrade con i pedaggi più alti d'Italia. Il gruppo Toto tira così un sospiro di sollievo, poiché secondo il decreto legge 264 del 2006 la messa in sicurezza doveva essere pagata dal gestore e i lavori sarebbero dovuti essere conclusi entro aprile 2019. Ma proprio ad aprile 2019 Strada dei Parchi chiede il commissariamento, prontamente accolto, così da scaricare l'onere sulle casse pubbliche. Sono opere che vanno oltre la convenzione. Adesso il governo spera che sia l'Europa a pagare. L'Italia intende recuperare i 3 miliardi e 300 milioni del PEF, il piano economico finanziario, somma mai arrivata perché il governo non era riuscito a chiudere le procedure entro tempo massimo. Ci sono ovviamente dei contenziosi, dei ricorsi che il gestore ha fatto, c'è una trattativa in corso e con il PEC che è in approvazione, con il piano economico finanziario, il PEF che è in approvazione tra governo e Unione Europea, tutte queste partite di rapporto tra gestore e Ministero verranno determinate e sancite in maniera definitiva. La messa in sicurezza è un'opera urgente.